Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Diamo una rapida occhiata ai titoli di oggi. Servizi, Sistema Farmacia Italia avvia incontri per partnership con l'industria. Il cittadino nell'era dell'algoritmo, oggi a Roma l'appuntamento con le maggiori autorità italiane. Dall'EMA una guida su farmacovigilanza per farmaci bambini. Sperimentazione clinica, così nasce il risparmio per il sistema sanitario nazionale. Sistema Farmacia Italia chiama a raccolta le aziende farmaceutiche per un'illustrazione delle proprie linee di attività in relazione alle principali aree terapeutiche. È stato questo a spingere la società, costituita in misura paritetica da Federpharma e Federpharma Servizi, a dare avvio ieri a Roma al Pharmaceutical Care Lab, progetto che si esplicherà in più fasi. Soddisfatto per la risposta delle aziende produttrici di farmaco etico, Alfredo Procaccini, presidente di Sistema Farmacia Italia, per il quale con il sostegno delle aziende supporteremo le farmacie nel perseguire politiche di servizio volte a creare valore per la salute. Nel secondo step di Pharmaceutical Care Lab, ad ogni area terapeutica sarà dedicato un workshop riservato ai manager d'azienda e curato da Sistema Farmacia Italia, Federpharma, Federpharma Servizi e dalle società scientifiche. Presente ai lavori di ieri anche Roberto Tobia, tesoriere di Federpharma, che ha sottolineato l'impegno concreto nel creare un futuro sostenibile alla farmacia. Per il 13° anno, Consumers Forum, associazione indipendente composta dalle più importanti associazioni di consumatori, istituzioni, numerose imprese industriali, di servizi e associazioni di categoria, tra cui Federpharma, organizza l'appuntamento con le maggiori autorità italiane per fare il punto sulle nuove sfide e sulle nuove tutele per i mercati e per i consumatori, oltre che per presentare la ricerca Consumerism 2018. Le autorità si confronteranno sugli aggiornamenti giuridici e legislativi dei temi di loro competenza e sui loro poteri regolatori: privacy, telecomunicazioni, energia, credito, concorrenza, digitale, trasporti, trasparenza bancaria e finanziaria, per citarne alcune. L'appuntamento è per oggi dalle 9.30 alle 13.30 presso Union Camere di Piazza Sallustio per discutere del cittadino nell'era dell'algoritmo. L'EMA ha pubblicato le nuove linee guida sulla farmacovigilanza per i farmaci usati nei bambini. Il documento si riferisce sia ai farmaci con indicazione pediatrica o in fase di sviluppo, sia a quelli approvati solo per gli adulti ma usati off-label per trattare i bambini. Un approccio pediatrico dedicato alla farmacovigilanza è molto importante, precisa l'EMA, visto che le sperimentazioni cliniche in questo ambito sono spesso limitate per dimensioni e durata e le reazioni avverse nei bambini sono diverse per frequenza, natura, gravità e sintomi da quelle che colpiscono gli adulti. Molta attenzione da parte della guida è posta proprio sull'uso off-label dei medicinali nei più piccoli e sugli errori medici. Un Istanbul dedicato all'applicazione del modello strutturato per la stima dei costi evitati alle strutture sanitarie e al sistema sanitario nazionale grazie al finanziamento delle aziende farmaceutiche. È su questo che si articola il volume pubblicato da Edra con il supporto di Roche e presentato ieri al Senato dal titolo Valorizzazione delle sperimentazioni cliniche nella prospettiva del Servizio Sanitario Nazionale, che raccoglie i risultati di uno studio realizzato da un gruppo di lavoro coordinato da Americo Cicchetti, professore ordinario di organizzazione aziendale alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore di Altems. Ma ascoltiamo l'intervista realizzata a margine dell'incontro al Senato ad Americo Cicchetti. Con questo modello abbiamo sviluppato, con questo progetto abbiamo sviluppato un modello per la valutazione dell'impatto economico generato dalle sperimentazioni cliniche. In particolare l'impatto economico deriva fondamentalmente da due aspetti. Il primo aspetto è quello del fatturato, della sponsorizzazione che viene ricevuta da parte dell'azienda sanitaria o dell'IRCS, da parte dell'azienda industriale. La seconda dimensione, che invece è più difficile da catturare, è il risparmio generato sui costi del sistema sanitario e quindi di queste aziende. Il modello ci ha permesso di stimare un valore che è appunto pari a 2,2 volte rispetto a ogni euro che viene investito nella sperimentazione. Per darvi un'idea, a livello nazionale i risparmi globali che in un anno riusciamo ad ottenere attraverso le sperimentazioni cliniche che già oggi facciamo si aggirano tra i 320 e 360 milioni di euro, che vuol dire un fatturato di un farmaco molto importante, diciamo così, che viene di fatto in questo modo ottenuto gratis dal sistema sanitario.
All'incontro era presente anche l'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che ha auspicato un maggiore coinvolgimento dell'Italia nell'attrarre i fondi destinati all'Inghilterra prima della Brexit. Con Brexit non esce soltanto l'EMA, cioè l'Agenzia del Farmaco Europeo, dall'Inghilterra, ma anche 800 milioni di ricerca e sperimentazione clinica. L'Italia ha tutti i requisiti per poter accogliere questi 800 milioni, e cioè quindi poter trasferire in questo territorio questa ricerca. E ovviamente faccio un appello al governo, cioè al Ministro della Salute e al Ministro dell'Università e della Ricerca, perché riescano a mettere subito in campo misure per rendere l'Italia attrattiva di queste importanti risorse umane e economiche dall'Inghilterra. Questa è la nostra ultima notizia per oggi, vi diamo appuntamento a domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel.